Ciao a tutti, e come vedete oggi siamo in due, siamo io e Roberto, ormai l'onnipresente Roberto, che è il mio braccio destro e anche sinistro spesso e volentieri. Siamo qui, ciao Roberto. Salve a tutti, benvenuti a tutti quanti. Allora, con Roberto siamo qui perché oggi vogliamo parlarvi di un materiale che è veramente particolare e che possiamo usare con i nostri laser. Questo materiale ci è stato inviato da me e Roberto per fare appunto delle prove, per fare delle prove e per presentarlo. Quindi è un materiale abbastanza nuovo, ci sono due materiali, adesso li andremo a vedere anche i test che ha fatto Roberto, alcune realizzazioni di Roberto e alcune cose che ho fatto io, come qualche piccolo oggettino, eccetera, eccetera. Allora, innanzitutto cominciamo a vedere cosa ci hanno mandato? Ecco, quello che vedete in questo momento sono le confezioni che arrivano da Grit Carve, che è la società che fa questi materiali. Anche le scatole sono particolari, sono psichedeliche, vero Roberto? Sì, Sono rimasto sorpreso a vederle. sono molto belle, forse è la prima cosa che impatta e colpisce questa immagine iridata, veramente corrisponde alla realtà, veramente una bella confezione. Non solo, ma anche quello che c'è dentro la confezione, lo vedete, è imballato veramente con cura perché ogni foglio di materiale sono tutti formati A4, quindi formato A4 come quello della carta per fotocopiatrici, quindi 21x29 largo circa. E all'interno ogni foglio è separato da una carta velina perché sono abbastanza delicati, si potrebbero graffiare, eccetera, eccetera, per cui prestano molta cura anche all'imballaggio. E ci sono anche dei material test, però di questo lo faccio dire a Roberto. Niente, i material test sono fatti probabilmente, anzi molto sicuramente, con un laser CO2, quindi sono riferiti prima di tutto a una potenza di 20 watt e sono espressi in millimetri al secondo. Però è molto facile convertire queste misure per attribuirle a millimetri a minuto. E trovare i giusti valori. Però devo farti subito una correzione. Non sono in formato A4 i materiali, ma sono circa 30x24 gli acrilici e adesso le pelli, non mi ricordo che formato sono, ma siamo su quel valore lì più o meno. Ok, vabbè, io così a occhio mi sembravano un formato A4, vabbè, grosso modo siamo lì, c'è poca differenza. Quindi abbiamo parlato della confezione, come arrivano. Sono anche abbastanza pesanti perché queste due scatole qua, con una decina quante sono più o meno, che ci hanno mandato una 12, 12 gli 12. acrilici e qualcosa in più le pelli, ma sì, la scatola degli acrilici è notevole come peso. Sì, siamo oltre 3 kg di roba. Allora, questi sono gli acrilici che sono arrivati a me, perché sono arrivati con dei colori diversi, eccetera, eccetera, tra me e Roberto. E comunque abbiamo dei colori solidi, cioè praticamente vedete il blu, grigio, rosso, giallo, ma poi ci sono anche degli specchiati. Le vedremo poi dopo quando vi faremo vedere alcuni oggetti. Ci sono anche degli speccati perché la particolarità degli acrilici sono che una faccia è colorata, l'altra faccia è sempre nera. Giusto? No, alcune facce sono Lo nere, faccio apposta, eh. altre facce sono bianche. Quelli dei blu, per esempio, la gamma dei blu hanno il retro bianco. Sì, poi c'è anche il rosso, c'è il bianco col nero, eccetera, eccetera. Sono diversi. Ora, diciamo, io e lui abbiamo ricevuto due materiali che non erano proprio identici nella composizione dei colori, per cui magari si dica una cosa, poi lui è preciso e pignolo, è una suocera, e Fatto, quindi io lui suocera ascolterò. sempre, quindi non so come mai me lo sono preso in casa, già c'avevo la mia di suocera, buon'anima, ce n'è un'altra adesso. Vabbè. Questi sono gli acrilici, queste sono le pelli. Le pelli, anche queste, sono bicolori. Hanno, quello che vedete è la parte, diciamo, che è di fronte,
E ci sono delle piccole targhette che indicano cosa c'è quando si va a incidere la pelle. Quindi c'è solitamente il nero, c'è l'oro, c'è l'argento, c'è il rosso e ci sono appunto alcuni colori diversi. Ora non puntualizzo perché dopo mi riprende, quindi cerco di rimanere sul vago. Queste sono le pelli. Le pelli vi devo dire che hanno una consistenza molto molto sottile, per cui dopo vi dirò qualche escamotage che ho fatto per fare degli oggetti un po' particolari. Qui cominciamo a vedere le prove che ha fatto Roberto con i materiali che sono lavorati. In questa fotografia ci sono le prove che Roberto ha fatto con gli acrilici. Roberto, le hai fatte tu, spiegale tu. Ma, poca roba, insomma, ho provato a fare sia delle immagini che degli SVG per avere una differenza di cromia, ma il materiale si è comportato comunque egregiamente in tutti i tipi di lavorazione. Come si riesce a vedere, insomma, ci sono poche differenze tra quello che è un'immagine o una vettorializzazione, per essere più precisi, dell'immagine, e si hanno comunque dei risultati veramente sorprendenti. La bicromia di questo materiale è veramente una cosa che non avevo mai visto. Io avevo lavorato un acrilico colato che dava l'effetto bianco, per dire nero su bianco, ma l'effetto che dà questo materiale è veramente innovativo. Ok, andiamo avanti. Questa è una foto un pochino dove c'è un test più completo perché c'è anche il test di taglio. Poi Roberto, preciso come al solito, mette tutti i dati sopra, eccetera, eccetera. Ecco, una particolarità di questo materiale è che non ha necessità né di grandissima potenza, perché pensate, io l'ho lavorato con il mio 5,5, quindi lui ha il 10 watt. E quindi non necessita di grande potenza, specialmente sulle incisioni, bisogna stare molto leggeri e molto veloci, ok? Quindi è quello che abbiamo riscontrato insieme, perché ci siamo scambiati in questi giorni anche parecchie, diciamo, cose che abbiamo riscontrato con la lavorazione di questo materiale, però è una cosa abbastanza innovativa. Andiamo avanti, e queste sono le lavorazioni che ha fatto Roberto sulla pelle. Vai Roberto. E niente, ho riscontrato che dipende dal materiale. Allora, facendo sempre riferimento al test che hanno mandato insieme nella confezione, diciamo, su certi materiali un'incisione va bene, parliamo di pelli, va bene a 10.000 con un 20%, su altri colori vanno aumentati certe la potenza. Infatti si vede, per esempio, adesso in alto a destra che con varie potenze cambia totalmente la qualità dell'incisione. Anche in alto a sinistra si vedono dei risultati differenti, insomma, quindi ogni materiale, come tutti i materiali laser, vanno testati uno per uno a seconda della potenza del proprio laser, eccetera, eccetera. E quindi ogni colore ha la sua prerogativa di aver necessità di una determinata potenza, cosa che va testata, non c'è niente da fare con tutti i tipi di incisioni, sia vettoriale sia fotografica, che quindi con i vari metodi in scala di grigi, Jarvis, Stagg. Stringi, che andiamo per le lunghe. Si deve testare, il materiale si deve testare, ecco Si qua, deve concludo. testare, materiale testate. Allora, mi permetto di fare, siccome mi suocera lui, ora lo suocero io. Ecco, allora, sì, i test vanno fatti, e non solamente sulle pelli, perché ogni colore ha una cosa a parte. Sì, anche sull'acrilico è la stessa cosa. Ci abbiamo battuto di naso tutti e due. Allora,
Piccola premessa, perché poi dopo lo so che specialmente i video lunghi vengono abbandonati. Allora, ci sarà, oltre a questo video, c'è un articolo sul sito di Roberto che parlerà proprio di tutto questo argomento. Vedrete queste slide, vedrete le immagini che abbiamo fatto, vedrete gli oggetti che abbiamo fatto. E ci sarà, per chi è interessato, uno sconto che ci hanno offerto per i nostri utenti del sito e del canale. Quindi vi metterò in descrizione, e Roberto lo metterà sull'articolo, il codice di sconto da andare a digitare per ottenere uno sconto. Fate conto che uno sconto di 10 euro se si acquista 60 euro di materiale, uno sconto di 20 euro se se ne acquistano 120. Quindi vi abbiamo regalato anche questo. Guardate come siamo bravi. Allora, adesso passiamo a vedere alcuni oggetti fatti. Questi sono i test che ha fatto lui, perché io ho fregato un napoletano, gli ho fatto fare tutte le incisioni che a me non piacciono. Sono lunghe, le ho fatte fare a lui e ne ho approfittato. Ho fregato un napoletano. No, Vabbè. va precisato che Va neanche a me precisato perché cioè, è una sono stellina, è una medaglia questa di fregare un napoletano. Solo in pochi ci sì, riescono. te la concedo tutto, insomma, però c'è da specificare che anche a me non piacciono tanto le incisioni, ma per un fatto personale, perché cioè le incisioni fotografiche, attenzione. Le fotografie portate con il laser su determinato materiale non le ritengo questa cosa bellissima da fare. A chi piace, per l'amor di Dio, va bene. Magari riesce meglio su piastrelle piuttosto che su pelle, acrilico, legno o altro materiale. Insomma, è una cosa che è Allora, soggetta al proprio Roberto, gusto. andiamo avanti perché sennò questo video diventa come Ben-Hur, il mio Ben-Hur che ogni tanto tiro fuori. Allora, passiamo invece a qualche oggetto che ho fatto io e sono, e quindi vediamo anche i pregi e i difetti di questo materiale, perché c'è anche qualche difettuccio, non è che tutta la roba che brilla tutto. Allora, qui ho fatto qualcosa, come vedete, ecco, quella coccinella è in acrilico, quella girasole lì è in acrilico. Il problema è che l'acrilico, la parte sotto, quindi nel caso della coccinella è rosso, nel caso del girasole è verde, quando viene, diciamo, laserato rimane un po' opaco, mentre rimane lucido il nero superficiale. E questo è un pochettino il difetto, però per forza è così, perché viene un po' bruciato. Quel terzo oggetto che vedete con quel dito medio dritto è una cosa che è venuta così per scherzo, è che è un gettone da mettere nel carrello del supermercato, perché quando qualcuno dice: ah, lasciami il carrello, ti lascio il carrello, poi magari no, non te lo lascio, non ci sono i soldi, quindi c'è questo coso qui e lo mandiamo a quel paese tranquillamente, bonariamente, perché tutti hanno diritto di vivere come possono e come vogliono. Quello in mezzo, quello rosso, purtroppo non mi è venuto molto bene l'incisione, cioè, ci dovrebbe essere il logo, si dovrebbe vedere un logo, che è quello di una nota marca automobilistica, senza fare nomi, la Mercedes, però non me l'ha risaltato tanto, molto probabilmente ho sbagliato io qualcosa. Quello lì che vedete con le lettere ID sono, per chi ha visto altri miei video, sono il logo delle borse che crea mia moglie. E ci ho fatto un portachiavi, due toppe da mettere sulle borse, e più sono una serie di braccialetti, che quelli vengono abbastanza bene. Sono diventato, come dice Roberto, una brava sartina, perché vedete, mi sono messo anche a cucire, le cuciture le ho fatte io. Questi invece sono orecchini, che è stata la mia prima passione di quando ho iniziato con il laser, fare gli orecchini. E vedete che sono, quei gattini sono dorati perché riesce a tagliare dalla parte del nero, perché nel retro sono nero e davanti sono specchiati, e ce li abbiamo specchiati sia in oro come i gattini, sia in bronzo come gli alberi della vita, e sia anche in argento come quella forma, diciamo, geometrica, e i due Beagle, che sono un mio vecchio progetto che avevo. Le tartarughine invece le ho fatte con il verde e nero, che sono più o meno i colori della tartaruga. L'ho fatto in diversi modi prima di riuscire, poi quelli che gli ho messo la montatura erano quelli che secondo me erano riusciti meglio. Ecco, io direi che abbiamo finito di illustrarvi questo materiale.
Non avrei altro da aggiungere. Avevo fatto un'incisione, ma non la metto perché l'avevo fatta più che altro perché lui diceva: ah, non fai le incisioni perché non sei capace. Gliel'ho dimostrato a lui, non lo devo dimostrare a tutto il mondo, quindi non ve la metto. E tra l'altro è bella perché è una scala di grigi su nero e bianco che io ce l'avevo già, te ti è arrivato oggi, a me l'aveva già arrivato, che praticamente è nero da una parte e bianco dall'altra, quindi fa un effetto un po' particolare, ma non la metto perché per far dispetto a Roberto. Allora, va bene, abbiamo fatto un video anche abbastanza un po' lunghino, però per spiegare tutto ci vuole un po' di tempo. Vi ripeto, sito di Roberto, rockartlab.it, e dove ci saranno anche i codici sconto se vi interessa questo materiale, ma provatelo perché merita. Io mi sto divertendo da matti, vi faccio vedere anche cosa ho fatto ieri, l'ultima cosa che ho fatto, che è questo, che è un portochiavi, ormai vedete, sono, come dice lui, sono una sartina, con questo punto che viene utilizzato nel core, con addirittura il mio nome che me lo sono stampato di dietro. Questo è un nero e oro e torna carino, perlomeno per me. Poi non so se Roberto l'ha apprezzato, ti è piaciuto o no Sì, il faccio portochiavi? solamente un'aggiunta per dire che il materiale può essere lavorato anche in fronte retro per avere dei risultati diversi, ma vi rimando all'articolo per vedere alcune cose che ho fatto appunto in fronte retro e oltretutto sagomate, perché come alcuni sanno io sono un fissato degli oggetti sagomati e il materiale, la casa lo dice insomma che ha l'incisione sul retro ha un effetto diverso, però è da tenere in considerazione. Quindi vi rimando poi No, te all'articolo. lo metto adesso io, praticamente questo gambero che vedete qua nella fotografia al centro verso sinistra è quello che dice lui. Adesso vi metto la fotografia. Ecco, quello che vedete adesso è la foto di quel gambero lavorato in fronte retro. Nel fronte c'è il nero e il blu dietro e logicamente nel retro c'è una leggera colorazione diversa per l'incisione dell'acrilico. Sì, perché è un effetto comunque leggibile, diciamo così. Sì, si legge abbastanza bene. E comunque ve l'ho messo, quindi lo giudicate e vedete. Qui ritorniamo sulle ultime cose e direi che con questo video io vi saluto, vi saluterà anche Roberto adesso. Assolutamente sì, saluti a tutti, Ecco, poi grazie la per averci. prossima, ora ti cazzio perché la prossima volta quando si fanno i video non si fuma, va bene? Quindi sei lì che mentre io parlo te sei lì a fumacchiare e non va, è vero, mettetelo nei commenti, non si fuma durante le registrazioni. Beh, cioè, io e Roberto siamo sempre così, ci prendiamo amorevolmente Suoceri da piccoli l'altro poco. Va bene, ciao a tutti, like, campanellina, iscrivetevi al canale, andate sul sito di Roberto perché ne vale la pena, non solo, ci avete anche gli sconti, cosa volete di più da noi, vero Roberto? Dai, ciao a Assolutamente sì. tutti, Lavoriamo per tutti. lavoriamo per tutti, sì, va bene, ciao Roberto, noi ci sentiamo tra un po' quando dovremo, vabbè, ciao a tutti.